sono Laura Giuliani, sono di Milano, ho 28 anni, faccio il portiere e sono il portiere della nazionale italiana. Mia mamma mi ha sempre detto che fin da piccolina mi piaceva giocare con le palle, prendere, calciare. E in realtà più che calciare mi piaceva prendere la palla con le mani e tenerla in mano. Nessuno me la poteva portare via. Non avevo paura della palla per questa magari predisposizione che avevo. Ho iniziato a giocare in porta, non sono più uscita. Il mio rapporto con la tecnologia è giornaliero, è quotidiano. Parte dalla mattina quando mi sveglio ascoltando la musica, alla sera quando vado a letto che inizio a guardare film, serie TV. Soprattutto ho fatto un'università telematica, quindi il computer mi è servito molto per studiare. Oltretutto anche nel lockdown mi ha dato la possibilità di rimanere in contatto con le persone a me più care e senza perdere il contatto e l'affinità con loro. La tecnologia è ormai un punto fondamentale delle nostre giornate anche al campo, non solo perché ti dà la possibilità di visionare gli avversari, ma soprattutto perché ti dà la possibilità di visionare quello che hai fatto tu. Oltre all'analisi video di squadra, quindi analizzi gli avversari, analizzi la parte tecnico-tattica, quindi come ti devi muovere in campo, come si muovono loro, come ti attaccano, come difendono, il portiere che rinvio ha, ma poi alla fine la cosa principale è anche analizzare se stessi, anzi soprattutto analizzare se stessi. Hai una concezione spesso diversa della realtà rispetto a quando poi ti riguardi. Di conseguenza la tecnologia serve a quello. Il rapporto con i tifosi negli ultimi anni è cambiato tantissimo. Noi nel femminile abbiamo la possibilità ancora di avere un contatto diretto quasi con i tifosi. Questa forse è ancora la parte bella di questo sport. Tramite i social riesci a raccontare quella che è la tua quotidianità, quelli che sono i tuoi hobby, i tuoi interessi, quello che poi fa parte della tua persona, magari anche un pochino più nascosta. Ridurre ancora di più questo gap, questo spazio che divide l'atleta dal tifoso. Team System.